Bella ragazzi, non posto video da molto tempo, quindi oggi vi posto deck profile del Windup, aggiornato alla banned attuale ovviamente, e che mi hanno chiesto di fare, vabbè, direi di cominciare con l'analisi del mazzo, ovviamente da rivedere, montato stamattina e ora ve l'ho posto, quindi. Allora, reparto Windup, 3 shark, 3 ratti, 3 conigli. E vabbè, Mono Warrior e purtroppo Magician. Poi doppio TG Warwolf, non Reborn, TG Warwolf che scomba con il mazzo. E ottimo target di tanky. Poi come vedete di side ho messo due Tragodia che inizialmente sostituivano i due Warwolf e una tanky che insomma giravano. Girava bene il mazzo, però penso sia meglio con i TG Warwolf. Poi doppia tour, doppio Maxi. Volevo giocarne 3 di main, però non riesco a trovare spazio, quindi vedete un po' voi. E doppio Veiler. Poi vabbè, Eevee, Dark Hole, Pot of Avarice, Reborn, doppia Tanky. Già ho spiegato che ci aggiunge alla mano o i Warwolf o i Wind Up Rabbit. Tripla Factory, poi doppio Bottomless, doppia Prison, doppio Compulsory, qua sotto urlano, LOL, doppia Fiendish, poi Mono Mirror, Mono Torrential, Solennini e una Starlight, che a me piace molto. E vabbè, extra, Stardust ovviamente, Gaia, che va a sovrapporre Tyros, Adreus, il numero 61, Utopia. Shockmaster, Papillo, Direwolf, Maestro, Abyss Dweller, Leviathan, Levier, Ixaber Invoker, ottimo in questo mazzo, e Windup Zelmanes. E vabbè ragazzi, questo era il deck profile del mio Windup. Datemi consigli, lasciate un mi piace, un commento con scritto se va bene o devo sostituire qualche cosa. E magari anche un voto al mazzo. Non pretendo che ne so 8, perché insomma Windup non fa più top, penso. E iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook per varie news. E vabbè ragazzi, arrivederci al prossimo video.